E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Se scusate c'ho il microfono qui, ma sto facendo di tutto per migliorare un pochino la qualità audio e sicuramente tenerlo più vicino aiuta molto la causa. Vado dritto al punto, oggi andremo a cambiare fazione, cari miei, quindi andremo nell'Orda. Ci abbiamo provato a farlo ieri in live su Twitch, seguitemi su Twitch, link in descrizione. Ma questo stramaledettissimo coso qui non veniva fuori perché io pensavo che il processo fosse molto più veloce. Invece a quanto pare è molto lungo, ci sono volute penso diverse ore, adesso non lo so. È la mattina successiva, io ho streamato ieri pomeriggio, non so quante ore ci vogliono. Ma dopo ancora 3-4 ore ancora non c'era, quindi non so se sono sfigato io, non lo so. Comunque adesso ci sta. Quindi andiamo a cliccare su questo magico personaggio e andiamo a scegliere la razza. Io sinceramente lo vedo molto molto bene con l'orco, visto che l'orco era la razza del war. Direi che un bel orco tank è veramente cazzuto. In realtà anche un tauren mi piaceva perché le skin si vedono in maniera perfetta. In realtà la razza dove si vedono meglio le skin è proprio l'orco. Perché, per esempio, se voi guardate, qua si vede tutto perfettamente, è di una dimensione abbastanza possente. Invece qua il Tauren, sì, è grosso, però noi si vedono, per esempio, i boots, si vedono pochissimo, fa schifo al cazzo. Quindi sceglieremo l'orco. Vabbè, i tratti del viso, non me ne frega una sega. Direi la postura, assolutamente la postura, quella fiera. Nome lo lasciamo uguale e si vola. Oddio, perché c'ho queste armi di merda? Ok, siamo appena entrati e ci ha dato una quest per Sylvanas. Vediamo di fare tutte le nostre questine iniziali. Ah, certo, ma ha cambiato tutto il gear in base, certo, alle skin e al luogo. Perché ovviamente gli item non posso averci la skin delle cose di mare fiero e sembrare un moschettiere con l'orco. Perché sarebbe veramente una cosa schifosa. Adesso che ci penso, io al 120 non ci sono stato con nessun altro personaggio all'infuori dell'Alli. Quindi con l'Orda non so veramente come cazzo funziona. Vabbè, questa sì è la classica cosina che ti fa vedere le altre classi. E fino a lì ci siamo. Ah, ovviamente ragazzi, questo personaggio lo farò tank, quindi Blood tutta la vita. Cercherò di equiparmi magari con i ragazzi in live. E adesso cercherò di fare qualcosa per cavoli miei, perché ovviamente ho un'equip veramente... Cioè, non ce l'ho l'equip, praticamente sono full merda verde, 281 item level. Roba grossa. Allora, adesso ci fa fare, non so, una specie di campagna iniziale che io sinceramente non ricordo per niente. O non so, nemmeno so se ho fatto mai in realtà. Ah, sì, incontra la squadra. Ah, ok. Ah, ma ci fanno fare proprio tutta la cosa iniziale di quando arrivi al 110, che è diverso. Ma se a me non me ne fregassi un cazzo, tipo... Allora, tanto per cominciare, metterò la specializzazione su Blood, così che se troppo male qualcosa, per esempio un'arma a due mani, ci portiamo avanti con il gear. Prendiamo il trasporto dei bastioni e qui praticamente ci spara verso Stormwind. Attenzione ragazzi, guardate un po' Stormwind in notturna, tutti silenziosi. Questo se non sbaglio l'avevo portato in beta, tipo una roba del genere. E che l'inculato è che adesso non posso mettermi nemmeno Blood, perché non ho un'arma a due mani. E Blood va arma a due mani. E c'ho due cagatelle a una mano, ovviamente. Intanto arrivano grifoni, eccetera. Gente a piedi, le guardie là. Nessuno dice un cazzo. Cioè. Questa cosa è veramente no sense. La settima legione. La settima legione. Beh, sì, dai, è molto, molto cazzuto il DK così, Con l'orco è. Bello tozzo. Sarà che io proprio un debole verso l'orco, ma. Madonna, questa spella quanto cazzo è bella. Purtroppo da Blood mi sa che non ce l'abbiamo. E adesso, montaggio figo fino al prossimo obiettivo. We'll be right back.
E il nostro Faugisar, ovviamente, per adesso si fa i suoi cazzi, visto che Sylvanas ha rovinato l'orda facendogli perdere il grande onore. E noi andiamo a cercare i polli di Zuldazar, che stanno in quella stanza laggiù, tipo, l'ultima a destra, se non sbaglio. Qui la situazione si sta aggravando, visto che ci sono troppe persone. Ah, comunque, raga, mi sono comprato Battlefield 5, cioè, è un gioco mostruoso. Cioè, veramente, si racchiude con una parola, mostruoso. E sicuramente lo porterò, sicuramente. Allora, stanno qua dentro, giusto? Eccoli qua. Sta la principessa zitta e il profeta stronzo. Grazie. Tanto ci hanno sgamato qua e ci hanno annullato il fatto di poter sparare incantesimi qua i maghetti. Dobbiamo muoverci. Adesso il maghetto gli facciamo fare una finaccia. Vi dirò comunque, alla fine senza bartender non sto così male, mi sono vindato tutti i dasti e siccome sono pochissimi ormai non serve così tanto bartender. Ah, questa è abbastanza cazzuta, 200k di vita. Però noi gli pisciamo in testa lo stesso, senza nessun problemino. Questi elementalini adesso li falciamo così. Allora, qui si torna in superficie, perfetto. Adesso dobbiamo fare gli stealth mode. E qui, ragazzi miei, sorge il problema. Perché casualmente questa piazza è vuota. Ma effettivamente non è vuota perché qua a sinistra. Guardate un po' che esce fuori adesso. Opla! Un po' di lupacchiotti, il che significa appunto che là a sinistra arriva il King. Eccolo là. E noi dobbiamo ammazzare questi stronzoni molto rapidamente. Prima che Mantocricio là, again. Fortuna che fa delle pause. Ma se lo attacco? Lo provo attaccando, aspetta. Ma. Madonna, mi sa che. No, no, mi sa che compromette la missione sicuro. Meglio far cagate, dopo capace di ricominciarla. E adesso inizia la magica fuga da Stormwind, visto che ci hanno sgamato palesemente. Con Gen là dietro che continua a starci dietro le palle. E a pressarci la vita. Eccoci qua, siamo arrivati dal nostro Nathanos, che mi sbaglio sempre il nome, assolutamente, sempre, non c'è una volta che mi salvo, mai una volta. Ma c'è sempre Joyna super incazzosa sopra, che ci fa le barriere di ghiaccio random, non mi ricordo dove stava, la barriera lassù, sì, si vede, eccola. Dobbiamo spaccare la barriera ghiacciata subito, perché c'è sopra Joyna, guarda, che cazzo di cuffaccio malefico là sopra. Sì, però ragazzi, non mi aiutate, questa cosa ha già 1000k di vita, Forse una manina. Adesso arriva super buff. Danni inflitti aumentati del 300%. Bam. Adesso si fa i buchi. Ecco qua. Spaccavo tutto. Ciao China, salutami tutti. Ah, poca gente qua. Dobbiamo farci strada tra questi polli giganti qua. Mega polli. Belle queste risse da strada proprio, guarda. Ovviamente questa parte ve la velocizzo perché l'ho portata in passato, però sicuro ci stanno un sacco di persone nuove. Però comunque è semplicemente un ammazzare gente. C'è il profeta Azul qui che sta dando fuoco a tutto, come potete vedere. Perché? Il perché lo saprete tra pochino. Dando la giù super cazzuta Jaina, proprio in super infuriata. Oh! Vabbè, la faccio breve qui, saltiamo avidamente il filmato perché Jaina si deve ritirare. Perché se noi ci giriamo di spalle potete vedere Stormwind in fiamme. E quindi il profeta Azul gli ha detto, senti, ma preferisci prendere noi oppure
lasciar oppure salvare tipo mezza Stormwind che sennò morirebbe bruciata. Che dici? E quindi Chen ha detto va bene per questa volta, tutti stronzi di merda, andiamo a salvare Stormwind. Pare che i cani dell'alleanza abbiano perso le nostre tracce. Bene, bene. Il viaggio nostro è quasi giunto al termine. Mi auguro che la fiducia della capoguerra sia ben riposta. Sembra potente assai, lucida, risoluta. È un onore servire la mia regina. Anche la principessa mia è caparbia e molto sicura di sé. Il re nostro l'ha sempre considerata impegnativa. Oh, potente re Zan, come sempre rispondi alla mia richiesta d'aiuto. Parla e io ti ascolterò. Ho cercato l'aiuto dell'Orda, ma mio padre potrebbe non essere d'accordo. Consigliami, tu sei Loa dei re e delle regine. I miei occhi vedono molte cose. Vedono la tua audacia, il tuo potere e nemici che ne hanno paura. E coloro che vogliono la tua caduta sono qui. Ci serve copertura! Puntiamo al banco di nebbia! Le vele sono morte! Non c'è vento! Impartiamo acqua! Siamo a casa. Eh beh. Direi una scenetta abbastanza, abbastanza spessa, Tra l'altro questa mount non c'è idea di cosa cazzo sia. Va bene. Oddio, se è bello sto coso. Gigantosauro insolente. Che è sgarbato. Brontosauro, questo che puccio setto. Gran bazar. Oddio, questa città io non so assolutamente un cazzo. Mi sono abituato con Boralus e mo qua non so niente. Ragazzi, io per questo video vi saluto, grazie mille per la visualizzazione, noi ci vediamo o in live ovviamente, come sempre seguitemi su Twitch, fondamentale ragazzi perché streamo molto spesso e voglio che ci siate perché ci divertiamo un botto. Ci vediamo al prossimo video come sempre, ciao a tutti ragazzi.